Guardarsi dentro. Non è facile per nessuno di noi guardarsi dentro. Fare il bilancio della propria vita crea scompiglio nella quotidianità allineata dalla calma apparente. Eppure, prima o poi, accade ad ognuno di noi di guardarsi dentro, di accorgersi che quello che si è fatto non è forse quello che si voleva fare. Che quello che si ha non risponde alle aspettative giovanili. Non sempre il guardarsi dentro è positivo per chi lo fa, ma spesso è catastrofico. Oppure a volte è benevolo. In fondo era quello che volevo fare. Eppure in ognuno di noi esiste una lieve venatura di rimpianto, di voglia di capovolgere i ritmi ormai impostati della propria esistenza. Di rivoluzionare il mondo con qualcosa di diverso mai fatto prima, di tentare di realizzare quei sogni giovanili mai concretizzati e non del tutto sopiti. Poi, improvvisamente, un giorno accade qualcosa. Rivoluzioni completamente tutto e riparti da zero. 24/10/2015